Buonasera e bentrovati cari amici di Focus 3.0, il Mistero della Vita. Bentornati in questo salotto straordinario. Eh, vi chiediamo scusa per il ritardo, però come potete immaginare tutti, cioè in questi giorni ci sono grossi problemi di collegamento con, con Israele e il nostro carissimo Nader Butto, che è l'ospite di questo salotto eh, straordinario, e ovviamente vive a Tel Aviv e quindi anche lui è in una condizione in cui ci possono essere appunto delle criticità per quanto riguarda i collegamenti ma ce l'abbiamo fatta e quindi io direi che mh, di far entrare subito il nostro carissimo Nader, bentrovato, che gioia buonasera, vederlo, buonasera Anna, eh. grazie e ben trovati a tutti i nostri amici che molto impazienti e ci stanno seguendo, stavano aspettando appunto questo collegamento. Avete visto alla fine ce l'abbiamo fatta come al solito, noi non molliamo e quindi eh, Nader è restata un po' un'impresa. Eh sì. abbiamo, no, abbiamo capito che c'è anche delle limitazioni, ci limitano nelle comunicazioni con certi canali, però sempre la luce vince. vero noi, sì. siamo, noi siamo per questa filosofia, infatti sì. è per questo che non molliamo mai e alla fine ce la facciamo. Ecco, è vero. allora intanto benvenuti a tutti quanti e allora ai nostri amici sia su Facebook che su YouTube. Grazie per la vostra presenza. So che eravate tutti in trepide attesa, anche perché Nader è molto amato ed è molto conosciuto, eh? e quindi Grazie. abbiamo tutto il nostro cuore e, e per voi, per la vostra terra, per la vostra gente ed è per il mondo intero, eh? perché per questa, questo tempo della, di questa umanità un po' spersa. Un po' smarrita, ecco, questo tempo un po' pesante, un po' complicato. Tu hai lanciato insomma un messaggio, l'hai consegnato in rete, un messaggio tuo molto bello, no? Eh, dove fai appunto riferimento al discorso che c'è cioè, eh, la storia, eh, la, eh, la guerra, questa storia attuale nostra con la guerra, cioè eh, ci rappresenta un po' a livello. Eh, macro, cioè a livello sociale, a livello del, del sistema umano in generale, quelli che sono anche i meccanismi della malattia eh, a livello individuale, ecco, del, del nostro corpo. Ecco. Diciamo che eh, quindi nel vivere degli, delle esperienze così forti come quelle che stanno accadendo. Non solo purtroppo lì in Israele, ma sappiamo che ci sono anche altre parti del mondo in cui esistono conflitti e esistono quegli orrori che non passano tutti i giorni per le pagine, un po' cadono quasi nel dimenticatoio. Ma noi sappiamo che ci sono tantissimi punti nel mondo in cui la guerra è presente e la barbarie pure. Ecco. Comunque, noi sappiamo anche che, come dici tu, questo tempo è un tempo che induce al cambiamento sono quei, quei cambiamenti forzati e forzosi. Ecco, ecco infatti, eh, se cominciamo dal fatto di paragonare il globo terrestre come se fosse un organismo vivente e, e capiamo che i paesi sono come gli organi e la gente nei paesi è come le cellule di questi organi, allora capiamo che possiamo anche paragonare la malattia con la guerra. E prima di arrivare alla malattia chiediamo la domanda veramente perché siamo venuti a questa vita e subito troviamo la risposta effettivamente siamo venuti perché ci sono delle difficoltà, perché ci sono degli ostacoli, perché ci sono dei problemi, cioè non aspettiamo di venire questa terra, è tutto perfetto, tutto luce, tutto amore. Se fosse così allora non avremmo bisogno di venire qui perché tanto luce e amore c'è nella, nella dimensione spirituale. Allora capiamo che eh, quando una persona viene in questa vita, si incontra con delle sfide. Se io accetto queste sfide, posso imparare. Se io non le accetto, allora si blocca, si crea un conflitto. Cioè il conflitto non è l'evento per sé, ma come l'ho preso, se l'ho accettato o meno, ma se capiamo che dietro ogni conflitto effettivamente c'è un potenziale di apprendimento, se lo, lo accetto c'è la possibilità di apprendere attraverso le difficoltà il cambiamento per crescere e evolvere. Solo il rifiuto, cosa succede se converte in conflitto? Questo conflitto crea una dissonanza nel sistema a livello individuale, crea una dissonanza a livello di, per esempio, ho avuto un conflitto di separazione di una persona cara, crea una dissonanza nel nella zona del cuore. E a lungo andare, questa dissonanza se non viene eh, appresa, se non viene capita, allora comincia a creare un disturbo nel flusso energetico del cuore. Attraverso una, attraverso una interferenza distruttiva di onde, va a indebolire l'organo e creare una malattia. Se prendiamo questo fatto della, eh, eh, a livello dei paesi, allora esce fuori che qui ci sono due popoli e tutti e due sono vittime. No? Cioè infatti quando io sono vittima di qualcosa, io non ho fatto niente, l'altro ha fatto a me, quindi io, io sono la vittima, quindi non devo nemmeno imparare, no? Allora abbiamo gli ebrei che sono vittime dell'olocausto, no? Abbiamo i palestinesi che sono vittime del Nakba, nel 48 quando sono venuti gli ebrei, hanno preso le loro terre e continuano a vivere questo vittimismo, no? in maniera che invece di collaborare insieme e di creare una prosperità che può eh, dare solo il bene a tutti quanti, no, continuano a eh, giocare vittim la, la vittima e chiaramente ci sono delle forze esterne che sono interessate a, a mantenere questo tipo di gioco negativo da una parte e se prendiamo un po' dal fuori, dal punto di vista spirituale, Troviamo che questo territorio qui è un territorio che serve per tante anime che hanno bisogno di vivere il conflitto territoriale. Quindi tutte le anime che hanno bisogno di liberarsi dall'attaccamento territoriale vengono e vivono questo conflitto, che è interessante che questo conflitto è menzionato anche nella Bibbia se vai nella Bibbia trovi conflitti sempre eh, israeliti con palestinesi, eh, dei palestinesi, no? Allora mi sono chiesto, ma è possibile esatto. che migliaia di anni siano passati? Ma è possibile che non hanno trovato una soluzione per questo conflitto? Allora capiamo come io vengo a questa, a questa terra per fare l'aggiornamento? Allora a livello individuale, se accetto questo... Questa difficoltà questo ostacolo, capisco cosa c'è dietro, mi libero perché ho imparato. Che, che questo che sta succedendo a me non viene per caso, viene per servirmi, viene per laminare il gioiello dell'anima e lasciare la luce interna di spellere fuori di illuminare la via di altre persone attorno a me. Se io vado a, a rifiutare questo chiaramente cosa succede? Rimango nel vittimismo, mi hanno preso la terra, mi hanno ucciso, mi hanno torturato, mi hanno fatto quello, mi hanno fatto l'altro e sono la vittima. E allora, siccome Dio è generoso, ti dice: non hai capito, ti do un altro, un'altra occasione, ti do un'altra guerra ti do un altro ostacolo, ti do un'altra sofferenza. E vediamo quanto tempo ci vuole per svegliarti. Quindi questo è un richiamo per svegliare la gente. Ci sono certe persone che si svegliano e ci sono altre che rimangono addormentate aspettando altre sofferenze per svegliarsi. <coughs> È molto interessante questa, questo sistema di lettura. Pensavo prima, mentre tu appunto, eh, usavi questo termine: del veniamo qui a fare aggiornamento. Ecco, forse vorremmo spiegarlo un momento ai nostri amici. So che tanti eh, ti seguono già, che anzi, tanti, tante persone eh, seguono il percorso di, di formazione della tua scuola proprio di medicina integrata. Tra l'altro, so che a novembre faremo un'altra diretta con te dove parleremo solo di questo tuo corso di formazione che è partirà a gennaio, no? e così daremo delle chiarimenti maggiori. Però questa eh, visione del veniamo qua per fare un aggiornamento, ecco, questo soprattutto per chi non è ancora mh, così abituato a questa lettura ecco, dell'esistenza e dei fatti anche. Infatti io dico eh, aggiornamento perché eh, noi siamo venuti alla vita per, eh, per apprendere, per cambiare, eh, crescere e evolvere. Cioè io come anima, io sono venuto a questa vita non per passare bel tempo, anche se non è male passare un bel tempo. Io posso passare bel tempo quando ho capito l'essenza della vita. E posso rimanere nella sofferenza se non ho capito che sono venuto qui appunto perché ci sono delle sfide in questa vita. E attraverso le sfide facciamo cambiamenti. Pensare che una persona che sta bene, che ha soldi, ce l'ha la casa, ce l'ha eh, il mangiare, il cibo, il sesso, eccetera, ce l'ha i figli, tutto sta bene, no? Perché deve cambiare? Uno che sta bene perché deve cambiare? Allora, cosa, cosa succede? Che questa persona che è venuta qui appunto per crescere e evolvere spiritualmente, è il punto qui principale, che tutto ciò che facciamo nella vita è spirituale, compreso anche la guerra, compreso la sofferenza. Tutto spirituale perché? Perché io come anima che sono venuto a questa, a questa terra, io voglio crescere, evolvere e andare un passo in più verso la luce divina, ma non posso farlo come spirito, perché nella dimensione spirituale non esiste né spazio né tempo. Quindi ho bisogno di questo spazio-tempo che si chiama vita terrestre, che mi permette di fare i cambiamenti per crescere e evolvere. E come posso sapere che sto facendo la crescita? Molto semplice. Mi sento felice, mi sento libero. Più mi cresco spiritualmente, comincio a vedere anche gli eventi della vita in maniera diversa. Non sono più la vittima, sono in stato di accettazione. Accetto tutto e sono anche in gratitudine. Ringrazio Dio a quello che mi dà perché qualsiasi cosa che ho è un dono pensare respirare l'aria che non, non la vedo questo è un dono lo, lo riesco a valutare solamente quando vedo una persona con insufficienza respiratoria con insufficienza con una malattia eh, di, eh, di ostruzione eh, respiratoria cronica con una persona che ha l'asma bronchiale che proprio vuole quel poco di, di aria per respirare. E per noi è, è scontato che respiriamo. Quindi io sono in gratitudine e sono in apprezzamento. Apprezzo tutto ciò che ho. E vivo qui e ora. Perché? Perché la nostra vita è fatta da qui e ora. Se io vivo nel passato o vivo nel futuro e dimentico di vivere il presente, vuol dire che ho dimenticato di vivere la vita. Perché la vita la viviamo solamente attraverso il presente. Se la mia testa nel, nel passato mi hanno fatto, mi hanno preso la terra, mi hanno eh, ammazzato, mi hanno torturato, ma. Allora rimango bloccato, e siccome questa è la necessità dell'anima, io dico sempre, siccome anche Dio è, 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 è generoso, ti dice non hai capito. Prima ti do un'altra occasione, ti do un'altra, un altro problema, ancora leggermente più grave magari adesso riesce a capire, accettare e fare cambiamenti. E finché non fa i cambiamenti questi eventi si ripetono. E qui dico, eh, io divido le persone in tre categorie per capire come facciamo il cambiamento. La prima categoria è la categoria, eh, categoria dei stupidi. È caratterizzata questa categoria di fare i sbagli. E non imparare e di fare un altro sbagli e soffrire e, lo, e la sofferenza e diventa ogni volta più grande e non capire la seconda categoria delle persone che sono intelligenti queste persone fanno dei sbagli soffrono ma fanno cambiamenti e la terza categoria quella dei saggi e i saggi, quelli che sanno non entrare in situazioni che gli intelligenti sanno come uscirne da quelle situazioni. Quindi il saggio guarda l'altro, impara dai sbagli degli altri, e risparmia sofferenza per se stessa, non ha bisogno, ho capito come funziona il mondo, ho capito che io sono qui di passaggio molto breve in questa terra e ho capito anche che sono. Non è la prima volta che sono in questo passaggio e non l'ultima volta. Ho capito ancora una cosa più profonda ancora. Io oggi sono arabo-musulmano. Ok? Il conflitto arabo-ebreo, fra l'altro, non è un conflitto religioso e questo è un sbaglio per ignoranti. Perché la religione non ha questo conflitto arabo ebrei, perché la religione musulmana, e questo al contrario di quello che tanti pensano, la religione musulmana, se tu apri il Corano, non riesci a distinguere che questo è un Corano, perché parla di, di tutti i profeti e dice che non c'è differenza fra il cristiano, l'ebreo e il musulmano. Non esiste questa differenza. C'è credente e non credente in Dio. Questo fa c'è quello che fa il bene e quello che non fa il bene, quello che è, è benevole e quello che non è benevole. Ma non esiste. Se apre il Corano: parla di Maria, come tutta la storia di Maria: parla di Gesù Cristo, di tutto quello che ha fatto Gesù Cristo: parla di Mosè e di Abramo e di Giuseppe, e, di... e, 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 e tutto e, il Corano non parla di Maometto. Nel Corano non parla di Maometto, non esiste Maometto quasi, è menzionato così pochissimo. Anche è comprensivo perché quando Gabriele è venuto, Gabriele non poteva raccontare la vita di Maometto perché Maometto è quello che ha ricevuto il messaggio. Quindi è chiaro che il Corano non, non contiene la storia di Maometto per niente. Parla di storia di tutti gli altri profeti di altre religioni e ti dice in maniera esplicita che questi sono i nostri profeti. Non fa la distinzione. Quindi, il problema non è religioso per niente. Allora, siccome ho scoperto, che problema esiste secondo te? Eh, eh, cioè, do un altro esempio per capire come sì. la solidità del problema, no? Eh, il problema è politico chiaramente: è un problema di egoismo, è un problema eh, di, eh, 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 di eh, conflitto, esattamente un conflitto materiale, esattamente come fa l'animale. Quindi, siamo ancora nel primo livello spirituale, la maggior parte delle persone. Che ancora sono in un conflitto territoriale, pensare che ci sono sette livelli spirituali. Il primo livello, quello si chiama l'anima che ti, ti obbliga a fare il male, di fare la guerra, la distruzione, di uccidere, e tutto questo nel nome di sopravvivenza, per, perché io voglio sopravvivere allora ha consentito di distruggere gli altri questo è il primo livello il secondo livello è il livello dell'anima che ti eh, ti critica che ti dice perché hai fatto questo hai fatto una cosa buona ti dice perché non hai fatto meglio di così hai fatto qualcosa non buona ti dice perché hai fatto una cosa non buona questo che è legato al all'aspetto morale okay? il terzo livello quella, si chiama l'anima aspirata. Questa anima che quando comincia a fare zig zag su e giù va su e assaggia il gusto di Dio e si arriva a una, una calma, una tranquillità, però subito dopo cade un'altra volta nella critica del secondo livello. Poi sale un'altra volta e assaggia il gusto del della eh, calma della tranquillità e questo zig zag va verso sopra cioè non è zig zag così ma zig zag verso sopra fino a un certo punto supera un, una soglia e rimane nel quarto livello quello l'anima si chiama tranquilla l'anima tranquilla è che non ha bisogno di niente che vive nell'abbondanza e dice grazie a dio non ho bisogno di niente, e Dio ti dà tutto. Tutto ciò che hai bisogno ti arriva. Per bene e per male. Ma siccome sei arrivato a questo livello e il male non esiste più, tu vedi le persone soffrono, vedi le guerre, vedi le distruzioni, e li guardi dal lato e dici: poverina, ancora hanno bisogno di fare una strada. E magari con tutta questa sofferenza? Entra nel cuore qualche centilla del, della luce divina per attivare quel processo della compassione verso l'altro, ok? Questo è il, il quarto livello: quinto livello, questo si chiama l'anima la, soddisfatta, cosa vuol dire soddisfatta? E quell'anima che comincia a sentire che Dio è dentro il cuore e comincia a immaginare come questa luce è entrata nel cuore entra in una soddisfazione immensa, e sente che riesce a dare questo amore verso gli altri, l'amore divino verso gli altri, e lo dà in maniera incondizionata: dice, Io non ho bisogno di niente perché io sono connesso con l'infinito e posso dare infinito e più do più ho Perché immaginare un tubo di acqua e quest'acqua sta fluendo nel tubo e bagna anche il tubo o bagna il canale. E così succede una persona che ama senza condizione e dà in maniera infinita, viene bagnato della luce divina e la sua luce si espande ogni volta di più e si sente che Dio è entrato nel suo cuore a un certo punto il cuore di Dio si apre e arriva al sesto livello quello accettata a Dio si chiama accettazione acc stato accettato a Dio è entrato nel cuore di Dio e in questo Livello già comincia ad avere la visione di Dio, nel senso che guarda così e riesce ad ottenere informazione infinita. Qualsiasi cosa pensa, comincia ad essere semplici. Qualsiasi cosa vede, vede la bellezza. Non esiste più il male e il bene. Esistono delle polarità. E queste polarità che creano la tensione e creano la vita e creano anche il movimento e la dinamica della vita. Il settimo livello è paragonabile a quel, quello stato quando una goccia di pioggia arriva all'oceano. Allora non riesce più a distinguere dove è la goccia e dove l'oceano. In questo caso si chiama illuminazione quando la persona già e fa parte di dio e dio questo motivo che quando muore fisicamente non si reincarna più tutti gli altri livelli si reincarnano per poter salire e andare verso questa luce verso la illuminazione allora ci rendiamo conto, e questo è successo a me, che io ho scoperto cosa ero nella vita passata. Cosa ero? Ero un rabbino ebreo. Pensare oggi faccio la guerra con gli ebrei perché sono arabo musulmano, ma ieri ero un rabbino ebreo e diventa assurdo fare la guerra contro me stesso. E questo le gente non lo capisce perché c'è il fanatismo. E ognuno pensa che la sua religione è la migliore, e chiaramente per ignoranza e non per conoscenza, perché se veramente sa bene la sua religione, scopre che questa cosa non esiste. Il razzismo non esiste nella, nella religione perché ti dice chiaramente: non c'è differenza fra bianco e nero e fra eh, uno sull'altro, e l'unica differenza è il suo atto, la sua parola, il suo pensiero e la sua credenza. Sono queste che creano l'essere umano e chi è questa, questo essere umano. Quindi questo ci porta a pensare che siamo in una condizione attuale preziosa. Perché preziosa? Perché tocca il fondo della distruzione che non hai un'altra scelta che fare i cambiamenti. Non hai un'altra scelta. I palestinesi in Gaza adesso non hanno un'altra scelta. Toccato il fondo, le persone che hanno soff sofferto dall'attacco terroristico non hanno un'altra scelta, devono fare i cambiamenti infatti hanno fatto cambiamento hanno lasciato le case che sono distrutte sono andati in un altro posto e hanno, eh, hanno vissuto questa accoglienza, questo amore da parte degli altri e vedi che la stessa cosa succede in Gaza, che tutti sono aperti tutti sono venuti aiutiamo, perché sono stato di guerra non ho più niente la mia casa è completamente distrutta la mia terra non ha nessun valore e mi rendo conto che questa cosa che ero attaccato non c'è più. Allora, e, e gli eventi mi hanno obbligato a distaccarmi da questa illusione della permanenza che si chiama casa, che si chiama territorio e si chiama mio paese. Una volta fatto questo, ti rendi conto che. Io oggi come oggi mi sento il figlio non del mondo, del cosmo. Il figlio del cosmo. Mettimi in qualsiasi pianeta, mi, mi, eh, mi trovo bene. Ok? Mettimi in qualsiasi galassia, mi trovo bene. Non ho paura di morire perché l'anima non muore e continua il suo passaggio. Ok? Non ho attaccamento a niente, nemmeno alla famiglia mia nemmeno ai miei figli, non ho paura di perdere i miei figli, perché so che sono anche loro di passaggio temporaneo, perché so che i miei figli nemmeno sono miei, sono dati in prestito per imparare attraverso di loro cosa vuol dire amare senza condizioni, anche se il mio amore per loro è un amore egoistico, perché tutti gli animali amano loro. E progeniti. Però io amo me stesso da dentro verso il fuori, così amo il mio figlio. Tutto il tempo mi sono amato dal fuori verso dentro. Adesso mi amo dal dentro verso il fuori e copio questo tipo d'amore e comincio ad amare gli altri come amo i miei figli. E questo si chiama amore incondizionato. Allora, pensare di tutto questo che stiamo facendo, la guerra e la distruzione e la stupidità alla fine di non capire, non comprendere e di rimanere nel vettimismo quando questi due popoli hanno lo stesso destino, per quello si incontrano sempre nello stesso posto, hanno lo stesso destino e hanno le stesse esami da superare e se uno aiuta l'altro possono prosperare non so se ti ricordi quel disegno di, eh, di, 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 di due persone seduti che hanno c'è il cibo davanti e possono mangiare no? solo che il, il cocchiaio è troppo lungo e non riesce a prendere il cibo L'unica forma è quello di prendere il cibo e dare a quello di fronte a te. Che è bellissimo quel disegno uh, e c'è un altro disegno di due asini che, che hanno eh, da mangiare in due lati e sono legati insieme nel loro destino, e ognuno tira per arrivare al cibo che c'è dietro, e così nessuno mangia. E quando hanno capito, solo quando vanno insieme, mangiano il primo eh, parte, poi vanno all'altra e mangiano l'altra parte, così. Cioè, dobbiamo essere asini per capire questa cosa, hai capito? Certo. certo. Certo, grazie. Sante parole, veramente sante parole, caro Nader, bellissimo, cioè, questo percorso che tu hai fatto dove si può capire come salendo di livelli di lettura, di interpretazione, del senso della vita, si può riuscire a, a davvero ad evolvere e quindi a uscire da, da certi impasse. Ecco. Noi abbiamo intitolato questa, questo salotto quando eh, la storia si ammala, no? quindi noi abbiamo eh, la guerra che eh, rappresenta appunto proprio questo segnale di mancanza di armonia, no? come dicevi tu. Infatti è un stato di dissonanza e questa dissonanza quando si crea nel nostro sistema? Quando io aspetto una cosa e vedo e mi incontro un'altra cosa. Quindi i nostri problemi sono dagli aspettativi. Allora dipende che occhiali ho messo per vedere il mondo. Se tolgo questi occhiali posso vedere anche tutto chiaro. Se metto gli occhiali che sono eh, rosa, vedo tutto rosa. Se metto gli occhiali che sono verde, vedo tutto verde. Quindi dipende come vedo la vita, così la troverò. Io, se sono una vittima, vedo tutto il tempo, mi fanno del male. Non ho capito che mi stanno servendo. Non ho capito che sono messaggeri. Per farmi cambiare, per poter aprire il cuore e attivare il processo della compassione. E la compassione, cos'è la compassione? È di vedere l'essenza divina in quello che c'è di fronte a me. Questa è la compassione. Come sentirmi me stesso. Sentire l'essenza divina dentro di me, questa si chiama passione. Mi connetto con la luce divina e allora uno comincia a fare delle cose senza stancare. È esattamente questo che succede quando una persona è innamorata. Una persona innamorata ha attivato il processo della passione. Perché si è connessa con la luce divina che è entrata nel suo cuore. E questa cosa si può attivare in maniera volontaria. Non devo aspettare finché la passione entra nel mio cuore, e non devo aspettare finché sento la compassione verso l'altro. Attivo la passione interna, mi connetto con la luce divina, e poi mi connetto con la luce divina di quello che c'è di fronte a me. E allora è più forte che l'empatia. L'empatia è sentire la sofferenza di quello che c'è di fronte a me. Ma quando sento la sofferenza, mi blocco. Una persona sofferente non è amante. Non esiste sofferenza e amore insieme. La mamma che ha paura per il suo figlio, lei è convintissima che ama il suo figlio, solo che il figlio non riceve il suo amore perché è bloccata dalla paura e, e, e così nega l'aiuto al suo figlio. Quindi quando noi veramente eh, vogliamo essere eh, utili, mantenere la tua luce accesa, e pensare se vogliamo fare un, un bosco verde, tu, come albero, impegnati a diventare verde, ad essere verdi. E se ognuno di noi si impegna ad attivare la luce dentro di sé, con passione, con compassione. E non con sofferenza, allora il nostro aiuto può, può arrivare alle persone che noi veramente amiamo. E risulta che, se ognuno di noi oggi è arabo, musulmano, è cristiano, ebreo, buddista, domani esattamente puoi trovarti nella religione che tu combattevi contro. E esce fuori che in realtà. Quello che succede normalmente quando è quando c'è un problema con, in un campo che non ho imparato, allora Dio mi dice: adesso tu sei stato il violentatore, adesso ti do la possibilità di sperimentare essere violentato. E vediamo come, come la senti. Okay? A volte questi concetti possono essere poco accettabili per certe persone che ancora stanno pensando attraverso l'anima animale egoista, quella che è basata sul principio della sopravvivenza, quella che è pronta a danneggiare l'altro per sopravvivere io. Gesù Cristo, la cosa caratteristica di Gesù, fra tutti i profeti, perché nel, nell'Islam considerano Gesù Cristo come un profeta, è l'unico che ha pensato e agito attraverso l'anima umana, anima umana senza la presenza del, dell'anima animale, nel senso che l'anima umana, quella netto che vorrebbe amare, e se ti dà un colpo sul lato destro dal lato sinistro. Senza considerarti che, sei, che ti frega, no. Eh. Allora, questo è il vero amore. Una volta che hai creato dentro di te, non hai bisogno che qualcuno ti dà un schiaffo sul, sulla guancia destra. Finché c'è lo schiaffo, vuol dire che c'è la necessità. E una volta che hai cambiato la tua frequenza energetica, troverai che il mondo di fronte a te esattamente come la tua frequenza e gli eventi che ti capitano sono esattamente quello che è il, la tua frequenza entra in risonanza e in armonia con gli altri così anche i conflitti fra paesi e c'è una cosa interessante che ho detto diverse volte sembra sembrerebbe che questa zona qui del Medio Oriente è l'università dei conflitti territoriali. Quindi tutti gli animi che hanno bisogno di questi conflitti vanno a o a nascere qui o a immigrare qui. Quindi se abbiamo capito questo, succede quello che è successo a me, anche a me. Ho vissuto questa sofferenza da bimbo, da giovane, quando mio nonno mi portava al villaggio che è stato eh, occupato dagli ebrei che sono venuti vicino a Nazareth. C'era un villaggio vicino a Nazareth. E il mio nonno mi portava, e dice: Vedi queste eh, alberi di oliva, vedi queste pietre lì? E la nostra casa era lì, vedi questa terra e la nostra. E io dico: Ma perché? Dove la giustizia addirittura ho detto ma dove Dio perché permette Dio questa cosa allora non ho capito che Dio ha dato in realtà questo dono e poi quando ho capito questo ho capito questo grazie anche alla situazione che avevo in casa perché mia mamma era una una e tuttora è una donna con fede in Dio e il mio padre era esattamente il contrario tutto quello che è proibito in religione lo faceva, no? Io stavo lì nel mezzo e dicevo, ma chi ha ragione qui? Come ero nel mezzo fra gli arabi e ibrei in Israele, dico, ma chi ha ragione qui? Vado in Italia e comincio a guardare il mondo occidentale e la medicina alternativa e dico, ma chi ha ragione qua? finché ho capito che questi sono i due poli che fanno la dinamica e fanno la crescita e fanno l'evoluzione in condizione che l'abbiamo capito, l'abbiamo accettato e abbiamo imparato attraverso la sofferenza, se siamo eh, intelligenti o attraverso la sofferenza degli altri se siamo saggi. Ecco, Tim, mi vorrei farti una domanda a questo punto, ma secondo te la storia insegna? Certamente di sì, perché pensare che sempre c'è un... Noi tutti noi stiamo passando un'evoluzione pa un, un spirituale, solo che non tutti abbiamo cominciato insieme e finiremo insieme. Ci sono delle, delle anime che vanno a nascere in Africa. Che vivono nettamente come gli animali cioè l'unica cosa che devo pendiarmi quel giorno è trovare qualcosa da bere e qualcosa da mangiare ok questo è un passaggio che tutti noi abbiamo passato di là e la cosa interessante è che man mano che cresciamo spiritualmente andiamo verso il nord andiamo verso medio oriente andiamo l'asia andiamo verso l'europa il nord Europa, quindi c'è una correlazione fra il livello spirituale e il livello anche tecnologico. Più siamo evoluti spiritualmente, più siamo tecnologici e più siamo artisti, perché queste sono le due lingue di Dio: Dio parla matematica, precisione e parla anche bellezza, eleganza. Una lingua maschile, quella della matematica, e l'altra lingua femminile, quella dell'arte. E tutte e due sono segnali di crescita spirituale. Quindi se vogliamo sapere quanto il paese è evoluto spiritualmente, dai suoi atti, egoista, fa sempre le guerre, va a distruggere uno l'altro, chiaramente il livello spirituale è basso è tecnologico e usa la tecnologia per la prosperità e per il benessere degli altri, si impegna a fare tutto per non danneggiare i suoi cittadini, allora sì, è spiritualmente evoluto. Oppure può essere tecnologico e non spiritualmente evoluto può essere tecnologica, per esempio guarda se, se tu prendi eh, Germania, eh, Germania è molto evoluta spiritualmente, solo che la dimensione spirituale anche ha i due poli, c'è il polo degli angeli e il polo dei geni, quindi dipende da te dove, eh, quale scegliere, però è la tua responsabilità e le conseguenze le prendi anche tu. Nel senso che qualsiasi cosa tu decidi di fare, se vuoi prendere la parte del, del mondo angelico e finirai nel mondo angelico che si chiama Paradiso. Hai preferito prendere il mondo dei geni e dei Satana, ti troverai anche nell'inferno. Paradiso e inferno sono delle realtà spirituali, non sono sulla Terra come certe persone pensano, sono vere, sono, esistono nella dimensione spirituale. Che è la maggior parte della nostra realtà, la nostra realtà fisica solamente il 4% della, della realtà. 96% della nostra realtà non si trova nel, nel mio corpo fisico, si trova nei miei pensieri, immaginazioni, emozioni, nelle fantasie, nelle eh, creatività. Tutto quello che non è tangibile, non è fisico, lì la, 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 la mia realtà vera. E la realtà fisica è solamente una piccola realizzazione della realtà interna. Nader, eh, per tornare al discorso dell'attualità e quindi della, della guerra, di cioè, tutti i traumi di queste questa violenza così efferata no, di cui appunto noi vediamo, sentiamo raccontare insomma, in questi giorni. No? Abbiamo un problema appunto del trauma, cioè di, anche io vedo anche le persone con cui parlo, sono molto traumatizzate no, dal sentire cioè, eh, il racconto no? e quindi c'è già solo il racconto, poi il vissuto è un altro. Cioè, certo. ab abbiamo fatto questo con Ucraina e così con altre, altre realtà. No? Quindi questo discorso appunto del, del trauma del trauma, che diventa così, cioè, di fronte a queste violenze cioè, ci si chiede, mh, questa è una realtà insuperabile. Cioè chi sta vivendo, chi ha vissuto, e chi non vive più ormai qui prima non esiste più. Ecco, eh sì. Quindi dobbiamo, eh. dobbiamo fare molta attenzione a questo perché. Mm. Cioè non perché è facile no? superare lo shock ecco, di fronte. Ecco. È vero, non è facile. Eh, qualsiasi vita umana ha stessa, lo stesso valore. Quindi eh, qualsiasi morte, qualsiasi sofferenza, qualsiasi... è lo stesso valore. Solo che dobbiamo fare molta attenzione perché nella nostra vita ci sono tante cose che ci fanno distrarre e sono interessati di farci rimanere nel negativo. E questa è la forza del male, la forza dell'altro polo che è proprio interessato di fare vivere la gente in trauma, in paura, in sofferenza, perché così ha buona energia per succhiare. Questa è l'energia adatta esattamente a Satana e, e, e quella energia prodotta dalla paura, dalla sofferenza, della del vendetta, eh, dell'odio, di tutte le emozioni negative. E se avete, se avete notato, i eh, mezzi di comunicazione attuali cosa fanno? Vanno a intossicare l'anima con tutto quello che stiamo vivendo. Certo. I, paesi i, sono molto mm. I paesi grandi che dovevano essere un po' magari mediatori per trovare la pace non sono interessati di pace se avete notato addirittura votano fanno il veto contro la pace allora le persone devono svegliare e questo è un richiamo di risveglio Dico svegliati. È il momento di svegliarti perché non credere che il tuo paese, il tuo sistema eh, ti danno salute o ti danno benessere. Il tuo, la tua salute e il benessere eh, dipende da te. E tu devi impegnarti per primis che di fare le cose che veramente basate sull'amore. E di fare tutto per accendere quella luce che c'è dentro di te per vedere luce attorno di noi. Tutto il tempo vogliamo luce dal fuori, ma io non faccio niente perché sto aspettando la luce che mi viene dal fuori. Finché non hai la luce interna, non puoi trovare la luce esterna. Finché non sei libero internamente, non puoi trovare la, la libertà esterna. Questo richiamo per dire: infatti, quando abbiamo avuto corona. Questo era un richiamo di, di risveglio. Ma quanti sono stati risvegliati? Appena il 25% de, della popolazione. Sì, capito. Se Quindi, abbiamo avuto il coronavirus, vuoi dire questo? Ecco. Sì, sì perché, perché anche lì è stata una cosa ben palese vedere come il virus è stato fatto artificialmente è stato diffuso e il, 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 il vaccino è stato preparato e hanno preso in giro la gente adesso tutto sta uscendo fuori io sentivo fin dall'inizio che era tutto è falso e ci sono degli interessi dall'alto che fanno muovere tutto in negativo per poter controllare mettere paura per mantenere la gente sottomessa e questo non lo dico io, e dicono i grandi esperti americani che hanno visto l'effetto nocivo del vaccino che è stato fatto. Solo che nonostante questo, ancora non lo credono. Cioè, nonostante tutte le evidenze scientifiche, ancora non lo credono. Allora dico, questo dobbiamo guardarlo in maniera più spirituale. Più profonda, altrimenti noi perdiamo l'occasione perché Dio ci, ci sta dando delle occasioni dell'opportunità. Come quella storia di quello che stava annegando: è passata una barca dice, Vieni, ti salvo. Dice: No, 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 solo Gesù mi salva. passato un'altra barca, Vieni, ti salvo. Io ho fede, solo Gesù che mi salva. La terza passata non ha voluto annegato. Ha Arriva nel cielo con chi si incontra con Gesù, dice Gesù: io con tutta la mia fede, ho aspettavo te per salvarmi, Gesù ha detto: Ti ho mandato tre barche. Eh. Non hai preso nessuna, non hai preso nessuna. E così noi stiamo aspettando che qualcuno dal fuori ci salva. Svegliati e salvati. E come si fa? Accendendo la luce dentro il tuo cuore. E come si manifesta? Con gratitudine, con apprezzamento, con accettazione, con compassione. E con fede in Dio, bisogna aumentare la fede in Dio. Possiamo riscrivere la storia, no? Come si dice sempre. Possiamo riscrivere la storia quando ci sono i momenti di criticità, cioè l'uomo può riscrivere, può riscrivere la storia. Ma la storia così è talmente chiara davanti ai nostri occhi, certo. basterebbe guardare poco tempo dietro per vedere ma. Cosa ci ha servito le guerre nel passato? Vediamo. Cosa ci ha, quanto ci ha aiutato? Ci aspetta finché si muoiono milioni e poi ci Ah, Adesso andiamo a fare pace perché non potevi fare pace prima? Prima di morire, tutti questi milioni non poteva fare pace. No, dobbiamo aspettare. E questo è questo il primo livello spirituale. Per, per dirti perché comunque siamo ancora un po' indietro insomma come umanità sì ma c'è speranza eh? c'è speranza che la massa piano piano cresce anche la massa piano piano cresce certamente ci sono degli individui dentro questa massa che sono già a un certo livello e vedono certe cose io dico a quelli che sono già vicini di svegliare a tutti quelli che non sono vicini anche se dico svegliatevi non fa niente e non, eh, non aiuta certo. senti quindi possiamo dire che la cosa importante da fare in un momento così come questo intanto è quella proprio di eh, abbracciare questo processo no, di, di cambiamento che è in corso con, eh, con forza con coraggio e non con eh, vivere invece tanta paura come quella che insomma si respira un po' nell'aria, anche, ecco. anche tra chi non è così direttamente coinvolto. Voglio solamente dire ai nostri amici che in una telefonata che ci siamo fatti i primi giorni del, eh, insomma, dopo il 7 marzo, eh, 7, scusate, ottobre, e, quando gli dico Nader, com'è dalle tue parti, com'è dove sei tu? E <ride> mi dice bene c'è la guerra, bene, mi ricordo questa tua risposta, no? cioè io sono preoccupata, Snader, com'è dalla tua parte, come siete, siete tranquilli, come la situazione? Ah bene, c'è la guerra, no? E quindi lì veramente io ho sorriso perché ho detto, va bene, stiamo a posto, ecco, andrà tutto bene davvero, con Infatti. un nome come Nader che appunto ha questa, ha questa visione ecco, della vita. Ecco. Ma ehm, in mezzo a questo scenario ehm, vogliamo parlare del, intanto della funzione della mente, uno, cioè quindi qual è il ruolo della mente, cioè quello che noi dovremmo fare per la gestione appunto della, della nostra mente, no? perché eh, penso sia fondamentale. Eh, che eh, la mente stia anche allineata, come dicevi tu prima, sulla visione no, della vita eh, e la lettura ecco, del senso dell'esistenza e quindi del vissuto in questo tempo che noi abbiamo, quindi del significato. Ecco. Quindi la mente è importante nel, nel, nel vissuto, no? cioè, la mente fa parte del corredo che l'anima ha per vivere questo nostro, questo nostro tempo. No? Quindi è la mente che... La fa un po da, ecco, sì, ti sento, Nader, però non ti vedo più. Ecco, adesso vediamo se c'è qualche problema. Eccoci, ecco. Nader. Mm, allora, quindi, è, la è, mente... Il, è il punto. Sì, e il punto è che lo stesso posto dove metto l'auricolare è il posto dove si carica il, il cellulare, eh, quindi eh. o questo o l'altro, quindi abbiamo 12% di carica. Va bene, ma allora io come ti ho promesso tra 5 minuti bene, terminiamo bene. il collegamento. Sì, eh. questo riesce a così riusciamo a non perdere a concludere sì, sì, sì. tutto. Quindi io vorrei farti due domande. Uno è Dimmi. quello della funzione della mente nella gestione di tutto questo scenario e due la funzione invece della preghiera. Quindi andiamo ecco, prima con la mente. Ecco, la mente bisogna fare molta attenzione. E io attraverso le cerimonie sciamaniche e attraverso tutti i nostri amici che hanno fatto il corso, quello di eh, bere l'ayahuasca ed entrare nella dimensione spirituale, sanno come eh, ci sono tante distrazioni e tanti ostacoli che non ci permettono di espandere la luce e durante queste cerimonie noi sappiamo e vediamo direttamente proprio l'entità spirituale basse come fanno per ostacolarci. Pensare oggi come non hanno voluto che possiamo connetterci con eh, il programma e non ha funzionato né cioè non è spiegabile, cioè, qualcosa qualcosa bloccato e eh, sembrerebbe che l'hanno bloccato per non avere questo rapporto questo sì, trasmissione. Ma, Nader, questa cosa capita tutte le volte che si parla di certi argomenti: ci sono eh. puntualmente problemi tecnici. quindi si esatto. capisce che Sono proprio i disturbatori, come li chiamo io. Mm. Eh, esatto. No. E quindi, quindi dobbiamo fare molta attenzione a quello che noi pensiamo e come pensare, ma soprattutto ad essere attenti perché i nostri pensieri non sono liberi. Siamo influenzati dal fuori e ci fanno pensare certe cose e di fare attenzione se un pensiero che si ripete più di tre volte ti dà fastidio e non ha nessuna utilità, questo si chiama ossessione. E qui entra la preghiera. Nel momento che menzioni il nome di Dio, Padre nostro, Ishmael Israel, sono delle preghiere potenti che possono pulire, allontanare questi eh, pensieri negativi in condizione che certamente sei abbastanza consapevole per fare questa cosa. Perché addirittura ti possono sono capaci di farti eh, dimenticare la preghiera. Tu, tu preghi ogni giorno e quando vuoi pregare per questo pensiero, all'improvviso ti scappano le parole. È una cosa banale. No? Ti scappano le parole. Allora ci rendiamo conto che dobbiamo essere molto attenti ai nostri pensieri e da qui la preghiera deve essere fatta ogni giorno e non è, non è necessario essere religioso. Di avere fede in dio non richiede essere religioso può essere anche spirituale e chiedere e, e credere in dio senza essere religioso io non mi considero religioso io prego la preghiera musulmana quella ebraica quella cristiana e tutte le cose che mi connettono con dio lo faccio quindi ho capito che le religioni chiamano la, la stessa cosa, chiamano di aprire il cuore, di aprire l'anima, di connettersi, di, di attivare la compassione. Ci sono tante ricerche mediche che hanno dimostrato che la preghiera addirittura sì. ti fa guarire dalla malattia. Sì. L'effetto placebo cos'è? È attivare quel meccanismo di guarigione grazie alla credenza. Quindi la preghiera è molto utile in questi tempi. Pregare per tutti i sofferenti, pregare per tutti quelli che sono morti che hanno passato il trauma in Israele, pregare per tutti quelli che sono in Gaza, che stanno morendo a destra e a sinistra, in maniera così eh, gratis si può dire. Pregare per, per quelli che sono i capi che stanno. Sopra pregare per far entrare magari una luce del, di, di, di Dio nel loro cuore, e per non agire in maniera egoistica e non agire in maniera che non prendano in considerazione che c'è ostaggi dall'altra parte e di fare tutti per liberare questi ostaggi. Invece di andare con la vendetta per soddisfare quell'istinto animale aggressivo. Pregare per essere connessi con la luce divina e per diffondere questa luce fra tutti. E il primo che guadagna sei tu che preghi, e poi il resto guadagnano per la tua preghiera, per la tua luce. Se tu mi permetti Nadar, io vorrei appunto proprio e, e concluderei questo nostro collegamento per cui veramente ti siamo tutti molto grati per questa tua disponibilità nonostante tutte le difficoltà vorrei leggere appunto a proposito di preghiero una parte di un messaggio che appunto tu hai, hai pubblicato, cui facevamo cenno all'inizio, che si conclude proprio con questo concetto molto bello, no? dove tu dici preghiamo insieme Dio perché colui colui che ha creato il mondo intero perché ci dia la forza e la saggezza per sostituire gli strumenti della guerra con strumenti di comprensione ed empatia, riconoscere l'umanità comune che ci unisce oltre i confini, oltre le ideologie e le differenze, perché possa la nostra compassione toccare anche il cuore dei leader e di coloro che prendono le decisioni e ispirarli, ispirarli a scegliere la via della pace piuttosto che l'aggressione. E la diplomazia piuttosto che il conflitto, che sia dato loro il coraggio di tendere la mano per la riconciliazione e curare le ferite di chi è rimasto ferito in questa guerra fisicamente e nella psiche, possa il tocco divino che può passare e trovare manifestazione attraverso ognuno di noi riparare i loro corpi e toccare le anime di tutte le vittime della guerra possa egli confortare i morti e dare loro la forza di ricostruire le loro vite. Preghiamo, preghiamo per un mondo dove le spade diventino aratri, dove le nazioni vivano nell'unità, dove il dolore e la sofferenza della guerra siano solo dei ricordi lontani. O divina fonte di amore e di compassione, ti esortiamo a intervenire e a porre fine a questa guerra perché il mondo si unisca nella ricerca della pace della comprensione e dell'armonia Amen. Amen Shalom caro Nader Shalom. e pace davvero a te a tutti pace quanti a tutti. e a tutto il mondo eh? grazie, grazie, grazie Anna per, per questo, grazie per questo bellissimo servizio che stai facendo alla, a tutti per portare la via della luce verso tutti quanti Cerchiamo di fare la nostra parte, di dare come dici tu, no? dare ognuno deve dare un suo contributo, noi cerchiamo esatto. di dare luce e, e forza e intorno a noi e a tutti quanti, perché se davvero sì. si possa compiere questo percorso dell'evoluzione, eh? dell'evoluzione. Che quindi questo aggiornamento, come dici tu, e mi piace tanto questo termine, <ride> siamo venuti qua per fare l'aggiornamento. È davvero sì. un aggiornamento per tutti. Eh? Nader, ancora grazie. Grazie, eh, grazie e buonanotte. Grazie, a, buona tutti. Te. grazie e allora, a tutti e buonanotte. Ti do appuntamento al 22 di novembre dove parleremo di questo bellissimo progetto del tuo percorso di formazione nella medicina. Questa è sì, buona grazie. idea, vengo anch'io, anch sì. Davvero, ci aspettiamo. <ride> <ride> ciao Nader, Ciao, carissimo. Ciao, carissimo. Ciao, grazie.